lascia il tuo amore che preferisco badare a me. Ma questa non è la verità. Vieni a vedere perché. Bravissimo, bravissimo. Giuseppe Vitichè, lascia pure il microfono a me, grazie. Benissimo, allora riprendiamo sempre qui dal palco del nostro Teatro 7 di Torino per un nuovo blocco di gara e quindi abbiamo degli artisti questa sera. Io vi ricordo il nostro concorso 7 Live pian piano volge al termine per questa iscrizione, ma voi continuate ad iscrivervi da casa perché noi continueremo, avremo una seconda edizione in programma. Quindi continuate a iscrivervi se avete qualcosa di artistico da raccontare, se siete delle belle ragazze e volete partecipare al nostro angolo della bellezza, venite, i numeri sono quelli che come al solito trovate in sovraimpressione e poi il riferimento, come sempre, è quello del sito internet www.7live, scritto 7live.tv. Ma a questo punto io passo a presentare, a chiamare qui sul palco insieme a me un concorrente in gara, lui è in gara nella categoria cantanti e chiamo Daniele Tedeschi, vieni pure. Lo accogliamo con un applauso, un caloroso applauso, vieni pure qui vicino a me, ne approfittiamo per conoscere un pochino meglio anche per la nostra giuria tecnica ma per il pubblico, Daniele Tedeschi. Daniele, dici qualcosa di te, da quanto tempo canti? Ma io nasco come chitarrista, divento poi successivamente cantante, quindi veramente cantante lo sono da relativamente poco, questa è ancora una delle prime apparizioni che faccio da cantante. Quindi una delle primissime apparizioni, io so che tu questa sera porti un pezzo, un tuo pezzo musicale che si intitola Claudia. Come mai questa scelta, come mai questo nome?
Ma ho preferito portare un pezzo mio perché me lo sento più addosso, quindi preferisco cantarlo. E Claudia in pratica parla di una ragazza che molti ragazzi hanno avuto, penso, nella loro vita. È una ragazza che è un'amica, e si vivono certe cose insieme, ma in fondo il ragazzo spera sempre che quel sentimento si cambi in qualcos'altro. Non sempre nella ragazza c'è questo pensiero, invece, no? E Claudia ci ascolta, ci segue da casa? Claudia è un nome fittizio, non lo so se mi ascolterà da casa, speriamo. Allora noi la dedichiamo a tutte queste persone, la tua canzone, Claudia, canta per noi in categoria cantanti, Daniele Tedeschi, un applauso. Daniele
Tedeschi, Daniele Tedeschi, bravo Daniele Tedeschi, ti puoi ritirare nei tuoi alloggi a sud del nostro maniero. Il nostro maniero, la nostra fortezza, noi siamo praticamente come in una fortezza, noi siamo circondati dai nemici che sono quelli che vanno in giro con le macchine intese come le cose che fanno i suoni, che fanno tutto da loro e fanno anche il caffè, i computer. Noi qui presentiamo personaggi che vengono qua e cantano dal vivo e fanno vedere che cosa sono capaci di fare. Io a questo punto chiamerei una nostra giovane amica, una concorrente, che si chiama Katiuscia. Katiuscia, ci sei? Oh, puoi parlare lì. Katiuscia Berta, tu canti da quanto tempo? Da oggi. È la prima volta che canto dal vivo. Che, la prima volta che canti dal vivo, vabbè, sì. Però quanto tempo è che canti, che insomma ti sei esercitata a casa per un po' nella sì, doccia? Sì, con mia mamma. Con la mamma, la sì. Mamma che caldeggia questa tua operazione artistica o dice basta che la finisci, figlia mia? È forse la seconda. Ok, la telecamera è quella là, io sì. Sono Silvio. Ok, guarda te. Tua mamma dice basta che la finisci, ma tu insisti. Sì, già, è un sogno. Bisogna sempre insistere. Bisogna sempre insistere con i sogni. Dove stai andando? Vieni qua, non mordo. Non ho neanche delle malattie tanto strane. infettive, intendevo. Okay, benissimo. Allora, tu quanti anni hai per la cronaca? 22. Hai 22 anni, sì. Studi, lavori, fai lavoro, l'astronauta? Lavoro. Fai l'astronauta? No, sono operaia in una ditta che produce yacht. Che produce? Yacht. Ah sì, so anche dove. Ah. E tu un giorno te ne vuoi comprare uno con quello che guadagnerai cantando? Magari. Come magari, dipende magari. Da te, mica da loro. Loro li vendono, sei tu che lo devi comprare. Magari, dico. Cosa pensi che occorra fare per farsi tanti soldi nell'ambito della musica? Essere bravi, credo. Tu sei Finora brava? Ho capito essere bravi. Tu sei brava? Abbastanza. Attenzione ragazzi, abbiamo una concorrente che sa il fatto suo. Bene, ci presenti quale brano? Benedetta Passione di Laura Pausini. La Laura Pausini, che tu sai che è una ragazza molto simpatica, molto a modo e particolarmente gentile, tu sì. Lo sai questo? Sì, sei una sì, sua sì. Fan? Sì, mi piace molto quando canta, esprime un sacco di emozioni. Non ti piace quando va a fare la spesa? Non l'ho mai vista. Appunto, come fai a dire mi piace molto quando canta, ci manca solo. L'ho vista in televisione. L'hai vista in televisione, sì. Bene. Io, Katiuscia, io posso sì. Solo dirti una cosa. Dimmi. In bocca al lupo. Crepi. Applauso. Solo per ricordare quei
che per un istante mi ha portato via. Bravissima, bravissima la nostra Catiuscia Berta in concorso questa sera, categoria cantanti. E come d'abitudine ormai io chiamo qui vicino a me Anna Maria Panero per far conoscenza, come di nostra consuetudine avevo detto, con i membri della nostra giuria. Anna Maria cura insieme a Claudia tutto l'aspetto che riguarda la bellezza di questo nostro concorso Seven Live. Io vorrei rivolgere a lei alcune domande non propriamente tecniche ma più artistiche. Innanzitutto io penso che siano tantissime le ragazze giovani, meno giovani, che si rivolgono a voi in cerca di una qualche speranza. Come vi comportate? Quale consiglio dare a queste ragazze che arrivano da voi con un bagaglio di sogni incommensurabile? Allora, intanto buonasera, ciao Max. Allora, cerchiamo sicuramente di non illudere nessuno, questo è fondamentale. Vediamo comunque le loro caratteristiche fisiche, la loro volontà, la loro voglia, ma è inutile comunque creare delle false illusioni e dei sogni che comunque potrebbero essere spezzati nel corso del loro proseguio della loro carriera. Una domanda difficile, penso, più che altro da mettere in pratica per voi. Come dire di no a delle persone che, diciamo, non hanno le caratteristiche per andare avanti? Bisogna lavorare molto di psicologia, andarci molto cauti, ma in un certo modo si cerca di fargli capire che non è la loro strada, che forse è meglio fare altro, studiare o seguire altre loro aspirazioni. Bene, ancora un'ultima considerazione. Questa nostra prima edizione del concorso Seven Live volge al termine perché, come ben sai, come sanno anche i nostri telespettatori, dalle prossime settimane noi abbiamo tantissime novità perché torna una stagione di concerti per la televisione, ma soprattutto tornano le semifinali e la puntata finale con l'assegnazione dei premi di Seven Live. Da questa prima carrellata di artisti, di persone viste, vi chiedo, non solo Fashion ha già avuto modo di contattare qualcuno, c'è già qualcuno che ha avuto dei contatti da voi, delle persone passate qui sul nostro palco? Qualche ragazza sicuramente. Come artisti abbiamo selezionato qualcosa, sicuramente per nostri eventi li potremo contattare in seguito, aspettiamo insomma la fine dell'evento e poi li sentiremo. Perfetto, allora un applauso per Anna Maria Panero, membro della nostra giuria tecnica qualificata. Ma a questo punto io penso che ci sia Silvio che ha qualcosa da comunicarci. Silvio, a te. Pubblicità. Ehi, ragazzi, guarda chi c'è. Io non riesco a stare lontano da questa ragazza perché ma ve lo devo proprio dire, mi sa che lo sapete. Vabbè, questa è Seven Live, è un concorso, ci sono dei ragazzi che sono qui in gara, ci sono gli ospiti, ci sono tantissime cose. Loro sono i Plug-in Baby, quindi un applauso. E mi raccomando, io raccomando alla regia, io lo so che Enrico è molto bravo,
in genere nei gruppi, anche se sono formati da una persona, il batterista non viene mai inquadrato. Quindi io volevo spezzare una lancia sulla schiena di Enrico se non lo inquadra. Questa sarebbe una battuta, sarebbe da ridere, nessuno dice niente, ok, l'abbiamo capita in tre, di cui uno non è neanche qui. Loro sono i Plug-in Baby, sono in tre, fanno un genere pop, age 80, una roba del genere, no, dico sciocchezze. Parliamo con il chitarrista con la chitarra storta, dimmi, tu ti chiami? Davide. Davide. Devi guardare nella telecamera, io sono brutto, la telecamera è femmina, quindi è già meglio. Davide. Davide, Davide Stereo, Davide e Davide, si chiama Davide e Davide, Davide di nome, Davide di cognome. Bene. Tu suoni la chitarra in questo gruppo da quanto tempo? 3 mesi. Bene, passerei a qualcuno che ha fondato questo accidente di gruppo che magari faccia anche una figura migliore. Bene, tu sei? Andrea. Andrea, ciao, come va? È abbastanza bene, grazie. Ok, tu suoni il basso in questo gruppo da quanto tempo? 20 minuti? No, dal 2002. Dal 2002, quindi un gruppo che è tanti anni che cerca di combinare qualche cosa nell'ambito della musica pop italiana. Sì, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Siamo contenti di quello che ci è successo finora. Abbiamo avuto la possibilità di suonare tanto e questo ci fa molto piacere. E adesso abbiamo da poco aperto un nuovo capitolo di questa storia, coinvolgendo anche Davide, che è subentrato al precedente chitarrista proprio negli ultimi mesi. Io la potrei leggere in un altro modo, prima non si cavava un ragno dal buco, vediamo adesso che capita. Bene, io passerei al batterista, che lui ha un lavoro fisso, io lo so, non lo dico, ma lo so che lui ha un lavoro fisso. Ti chiami? Io sono Patrick. Lui è Patrick ed è il nobile del gruppo, lui è di un'antica famiglia di Senese, di Siena, è toscano. Beh, più o meno, un po' più su. Di qualcosa. Ma no, siamo di... No, vabbè, che ti devo dire? Che ho fondato il gruppo con Andrea nel 2002. Ecco, vedi. Interessante sicuramente. È una cosa importante questa qua da dire. Bene, hai fondato questo gruppo, il genere di musica che fate voi si potrebbe definire? Noi, non lo definiamo noi, questo si chiama Posh Modern Rock, si chiama. Posh? Sì. Perché? Spice. Come la Posh Spice. Bene, questi ragazzi sono molto bravi e simpatici, tra l'altro sono particolarmente gentili e li ascolterete suonare, sono bravi, però non hanno la più vaga idea di quello che stanno dicendo. Quindi io presumo siano in preda all'alcol e non lo so, delle cose strane. Paola, tu che cosa sei venuta a fare qui, tutto per sapere? Io sono venuta a vedere che tu non dicessi troppe cose strane. Ok, quindi è meglio che io la pianti. Il brano in titolo che fate? Allora, apriamo con un brano che si intitola Sotto il mio letto. Sotto il muletto. Sotto il muletto o sotto al mio letto? Ah, sotto al mio letto. Senti, Paola, andiamo via. E l'altro brano? Poi proseguiamo con un brano che si intitola Medusa e chiudiamo con un terzo brano che si intitola Se precipitango. Se precipitango. Paola, chiamiamo il 118, abbi pazienza, andiamo via. Plug-in Baby, buon ascolto. Do-d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 o
dimmi che sapore ha ottobre che ritorna e tu ti perdi ancora tra i colori di fotografie che non ricordi. Respiro giù, sei così.